Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per fortuna c'è questo bel lampione di fronte a me che mi fa un po' di luce. Sono in macchina perché vi ho chiesto su Telegram che recensione volevate vedere oggi e ne è scaturito dal sondaggio che ho fatto che volevate vedere questo supporto magnetico per auto. Quindi adesso andremo a vedere se ne vale la pena o no. Vi faccio vedere la confezione, partiamo proprio da questa. Questa è la piccola confezioncina con il quale riceverete il prodotto a casa. Al suo interno troverete questo, che non è altro che un adesivo con alla fine un magnete che va a collegarsi alla calamita del supporto, quest'altro appunto adesivo 3M, un'altra calamita leggermente più grande, dipende forse da se volete attaccarci un tablet, uno smartphone, comunque dalla grandezza e dalla pesantezza del prodotto. E poi ovviamente troverete il supporto magnetico. Il supporto magnetico veramente molto piccolo, molto devo dire anche elegante, carino, non si nota più di tanto. Andiamo a vedere dove si mette e come si utilizza. La location, ragazzi, è sicuramente più scura del solito, quindi mi dispiace se la qualità ne risente un po'. In ogni caso, come vedete, il supporto magnetico nella parte retrostante monta queste quattro gommine che vanno appunto ad unirsi al centro, che servono appunto per andarsi ad infilare all'interno della bocchetta dell'aria. Come vedete, con estrema facilità si può andare ad inserire il supporto all'interno della bocchetta dell'aria, e lo metto qui in basso perché se lo mettessi in alto col peso del telefono cadrebbe in basso, invece qui non ha più gioco e quindi non può andare più in basso di così. Ed una volta inserito il supporto magnetico non si deve far altro che attaccarci la calamita. Come vedete il gancio è veramente molto molto forte, fatto sta che piuttosto che tirar via la calamita viene via direttamente tutto il gancio, quindi sotto l'aspetto appunto della forza della calamita su questo ci siamo, non c'è alcun pericolo. E proprio parlando della presa della calamita, della forza della calamita, penso di avere il telefono perfetto, perché questo OnePlus 2 è uno dei più pesanti secondo me in commercio, pesa circa 190 grammi e con questo si candida appunto ad essere un ottimo tester per questo supporto, in quanto è veramente uno smartphone molto pesante. Come potete vedere sul retro io ho incollato l'adesivo qui nella parte centrale, ho cercato di essere il più centrale possibile in modo tale da non sbilanciare il dispositivo, e il gancio vedete che funziona veramente molto bene, il telefono si aggancia senza problemi e posso garantirvi che ho preso buche, ho fatto curve strette, ho fatto di tutto veramente e non si è sganciato da questo supporto. Poi devo dire anche che non c'è la necessità che voi stiate lì a centrare esattamente la calamita, potete metterlo anche un po' più a caso e comunque il gancio resiste lo stesso, quindi sotto questo punto di vista non serve per forza centrare l'adesivo. Ovviamente l'adesivo è il punto a sfavore che vi farà aumentare leggermente lo spessore dello smartphone, ma alla fine durante l'utilizzo quotidiano non si nota neanche più di tanto, soprattutto per chi come me utilizza delle cover, quindi non ne risente troppo di questo aumento di spessore. Quindi ragazzi, per farvi vedere che funziona, adesso lo attacco qui e ci andiamo a fare un bel giretto. Le buche le sto prendendo tutte molto volontariamente, ve lo dico, per il male di questo supporto magnetico, ma come vedete resiste molto molto bene. Che poi alla fine è anche abbastanza utile, perché uno magari invece di usare questo tipo di supporto, che sì, sicuramente è utile magari per i viaggi più lunghi, usa questo, si imposta al navigatore, ce l'ha qui a portata di mano, magari ve lo mettete da quest'altra parte, e sì, comunque l'ho trovato abbastanza comodo durante questo mio utilizzo. L'unica cosa è che quando andate a sfilare lo smartphone vi consiglio di fare questo movimento, non tirarlo, perché altrimenti si verifica la stessa cosa di prima, ovvero che viene via anche il supporto. Esattamente così. Buche, 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 buche. Resiste, resiste molto, molto bene. Curva stretta. Ottimo. Ed eccoci tornati al punto di partenza. Io penso che questa sia la strada meno trafficata nell'universo. Oggi continuano a passare macchine. Io comunque penso che questo supporto magnetico sia veramente molto molto valido, non lo fa solo la OK, su Amazon ne trovate veramente milioni, ma io che ho testato questo in particolare posso dirvi che funziona veramente molto bene. Il link per l'acquisto lo trovate ovviamente in descrizione, così come tutti i miei social. Io spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, noi ci vediamo mercoledì con un'altra recensione. Ciao!